non è una espressione retorica, ma sono davvero molto lieto di essere quest'oggi a Pisa per partecipare alle celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della Domus e ringrazio per l'invito. Nei suoi 60 anni di vita, la Domus Mazziniana a ben vedere ha sempre tenuto fede a quel clima politico-culturale della fondazione, concentrandosi in modo particolare sul respiro europeo e sovranazionale della diffusione del pensiero mazziniano, e credo che si possa legittimamente affermare che la giovine Europa, cui avrebbero fatto seguito nei decenni successivi la Santa Alleanza dei Popoli e il Comitato Democratico Europeo, fu per molti aspetti quello che oggi potremmo chiamare il primo partito politico transnazionale d'Europa. Oggi qualsiasi popolo dell'Unione Europea vada al voto, lancia un messaggio chiaro che è un messaggio di timore per il futuro. È evidente che questo timore può tradursi in termini politici in vario modo. Il voto francese è la dimostrazione per l'appunto di come gli elettori diano delle risposte all'insoddisfazione per il presente e al timore per il futuro in modo variegato. A mio modo di vedere non è una questione soltanto francese, è una questione che chiama in causa tutti i popoli europei e carica le leadership politiche europee di qualsiasi ispirazione di una responsabilità in più, perché altrimenti il rischio, come ho detto anche qui, è che ci sia un allentamento dei vincoli europei, non quel rafforzamento che tutti dicono essere indispensabile. Presidente, lei ha parlato anche della revisione della seconda parte della Costituzione. Ritiene che in questa legislatura si arriverà a qualche esito? Io me lo auguro vivamente, perché sarebbe l'ennesima occasione perduta da parte delle forze politiche. Siccome è di grande attualità la questione della credibilità della politica a fronte delle tante crisi di cui soffre il sistema Italia, non si può mettere in capo all'azione del governo Monti la riforma della seconda parte della Costituzione e nemmeno il varo di una nuova legge elettorale. Questa è responsabilità esclusiva delle forze politiche, se ne fa un gran discutere. Mi unisco alle parole del mio collega Presidente del Senato, auspicando che dalla discussione si passi alla presentazione di un articolato e a una sollecita discussione del medesimo, per consentire al Parlamento, prima della fine naturale della legislatura, di pronunciarsi. Il tema della crisi sociale, che è un dato drammatico della realtà italiana, è strettamente collegato alla necessità che tutti ravvisano di una ripresa della produzione, quindi di un rilancio della crescita. Ci sono forti momenti di tensione sociale, aumento della disoccupazione, perché l'economia cresce poco, quindi l'attenzione certamente c'è. Semmai c'è da chiedersi se accanto all'attenzione ci sono già delle misure in atto per favorire la crescita. Però guardi, le dico che non è un problema italiano, un solo italiano, perché ero a Varsavia 2 giorni fa, tutti i miei colleghi non fanno altro che discutere di che cosa si debba a livello nazionale e a livello europeo mettere in campo per favorire la crescita dell'economia. Tutti hanno capito che quella è la ricetta, ma come poi andarla a scrivere, siamo ancora lontani da un punto di vista. Presidente, invece sul fronte delle riforme non c'è un ritardo della politica per quello che riguarda la legge elettorale, la legge sulla corruzione, allora, il finanziamento dei partiti? Ci sarebbe il ritardo se fossimo fuori tempo massimo. Certo, ci stiamo avvicinando al momento in cui, se non si passa dalle buone intenzioni ai fatti, si supera il limite invalicabile, che è un limite cronologico, perché lo ricordo, per riformare la Costituzione è prevista una procedura particolare che prevede 2 diverse letture con 3 mesi di distanza da una lettura all'altra, quindi siamo davvero in una fase in cui, come già è stato detto anche dal Presidente Schifani, le forze politiche che tanto hanno discusso presentino un articolato sia per la riforma della seconda parte della Costituzione sia per la riforma della legge elettorale.